Oggi vorrei affrontare un'altra obiezione che spesso mi viene posta, che è quella del fatto che il franchising cancellerebbe l'identità professionale dell'imprenditore, quindi andrebbe a cancellare il brand, l'insegna, il marchio che questo imprenditore ha fatto nascere negli anni. Ora, prima di rispondere a questa obiezione, mi devo calare nei panni dell'imprenditore e vorrei dire che così, ad una mia prima impressione, non ha proprio tutti i torti. Si fa fatica a pensare di cancellare immediatamente ciò che uno ha fatto nascere nel corso degli anni. Poi però bisogna fare un'altra riflessione, capire quali sono le tendenze nel mercato immobiliare e sicuramente l'unione, le aggregazioni tra agenzie immobiliari, sicuramente il franchising oggi è la tendenza più forte. Un'altra riflessione da fare è quella legata alla crescita della tua azienda e alla tua crescita personale. È evidente che all'interno di un brand popolare si ha più facilità di attirare risorse umane e quindi di aumentare l'organico. E poi per ciò che riguarda la tua crescita professionale, beh, all'interno di un gruppo c'è l'opportunità di poter crescere professionalmente con ruoli manageriali, quindi di gestione appunto di una rete in franchising.